Ciao amici, questa sera, anzi questa notte, vi faccio conoscere la transumanza in notturna di Walter e Lauro Croso. E voglio fare un saluto alla compagna di Lauro, per Giulia Motta, che non è presente in quanto è in dolce attesa. Auguri e buon proseguimento. Vedete le vacche che stanno sfilando, sono circa 200, sono della razza pezzata rossa d'Europa e incroci con la blu belga. Si spostano nelle ore notturne per non creare problemi al traffico. Sono partiti dalla loro sede, dalla loro stalla di Camburzano in provincia di Biella e sono diretti ai pascoli di Brusengue, sempre nel biellese. Si fermeranno per circa 15 giorni di erba permettendo, visto la siccità che stiamo vivendo quest'anno. Da lì proseguiranno per lo storico alpeggio dell'Alpe Campobelli, sulle montagne della Val Sestera. La particolarità di questo tragitto, anzi la chicca, è che Walter e Lauro mettono al collo delle loro vacche le famose Chamonix, penso che lo sentite, che non hanno nulla a che vedere con quelle di recente costruzione, sono di loro proprietà da generazioni. Walter possiede dei pezzi talmente rari di Chamonix, la Simon, da fare invidia ai collezionisti più famosi. Il tragitto giù dura dalle 6 alle 8 ore e come potete vedere ci sono molti amici che gli danno una mano. Lauro, oltre ad essere un ottimo allevatore, è anche riconosciuto come ragazzo molto educato e intelligente, tant'è che vanta un diploma come perito agrario ottenuto con l'eccellenza dei nuoti. Voglio ringraziare i miei amici Riccardo Coppa e la moglie Laura, essendo anche loro allevatori di razza piemontese e appassionati più che allevatori. Sono diventati anche miei collaboratori e li ringrazio infinitamente per avermi mandato queste magnifiche riprese. Ciao ciao Laura e Riccardo.
Riccardo va a parlare con Lauro e il suono delle campane è talmente forte che non so se si riesce a capire. Senta un po', guarda che sta gente in televisione, anciama, se ci siamo uniti ti stai in boom o no? Dimmi un po', è di bunghi, eh? Sì, roba buona, bravo. Allora adesso andiamo a prendere, tu non andai giù, Sì. Ciao Walter, grazie. Ciao. Adesso parliamo con il figlio Lauro che è il proprietario della mandria. Gli abbiamo chiesto al papà se siamo lì, sono chiamoni di qualità. Mi ha detto che sono super. Vecchi, tutti vecchi. I migliori che ci sono. Dove li fermate? Ma un po' qua Cardello, qua Emiliano e poi ti lo giuro. Ok, e quanto ci va arrivare giù a Brusengo dove ci sarà il primo pascolo? Ci va ancora 5 ore. Pensa a te, 5 ore di viaggio. Bravo. Allora ci vediamo in strada facendo. Grazie Lauro. Ciao, grazie. Ringrazio Riccardo che mi ha omaggiato di questo magnifico servizio. La prima volta che vedo anche solo tramite un video, non con i miei occhi, che vedo una transumanza in notturna con un numero così consistente di animali su strade statali e provinciali. Sta registrando, fa addirittura pubblicità al mio canale YouTube, Dejo la Mula. Grazie Laura.
lui al video. Sto facendo un video per YouTube. Per lui? Ma su YouTube. Beggio e la mula si chiama il canale. Beggio e la mula. Dopo 2-3 giorni sarà caricato il video. Ringraziare una volta Riccardo e Laura per queste magnifiche riprese. Ciao ciao, buonanotte a tutti e ai prossimi video. Ciao ciao. Ciao ciao, ciao.